Viviamo in un mondo veloce. Devo portare mio figlio a scuola, devo lavorare. Caspita, sto nella macchina, il traffico. No, ho beccato un incidente. Ah, dopo devo chiamare a quella persona per dirgli quella cosa. Devo pagare la bolletta. Ah, mia moglie mi ha detto di fare questo. Mamma mia, non lo poteva fare lei. E ora cosa faccio? Devo fare 100 cose e c'ho solo 20 minuti. Ti è mai capitato una cosa del genere? Scommetto proprio di sì. Viviamo in una situazione, in una vita completamente stressante. Accumuliamo stati di stress assoluti. Il nostro corpo secerne continuamente adrenalina e cortisolo. Adrenalina e cortisolo, e molte persone crollano dallo stress. Molte persone si ammalano per lo stress. Molte persone, a causa di tutta questa velocità e questo stress, creano stati d'ansia patologici. Provano l'ansia molto più forte di quella che devono provare. Provano attacchi d'ansia e addirittura attacchi di panico. Basta! Rallentiamo. Imparare a rilassarsi è fondamentale per vivere una vita appagante, per essere felici, per poter performare a livelli molto importanti. E soprattutto è importante imparare a rilassarsi anche per recuperare velocemente le energie, anche se abbiamo bisogno di svolgere tantissimi compiti all'interno di un'unica giornata. A me capita spessissimo di avere delle giornate piene, piene, piene. Alcune cose mi piacciono, mi eccitano proprio, altre non amo farle, ma so che sono importanti per me, oppure perché devo farle, semplicemente. Ogni tanto fermarmi e fare dei piccoli blocchi di rilassamento, piccoli microcicli di rilassamento con questo mantra mi ha permesso di recuperare velocemente e la qualità del mio lavoro si è alzata tantissimo. Sei curioso, lo vuoi scoprire questa cosa qua? Io ti chiedo una sola cosa in cambio, che sperimenti e che fai e applichi questa strategia tutti i giorni per almeno un mese. E poi dopo scrivimi nei commenti come ti sei trovato? Quali sono stati i benefici? Perché i benefici sono straordinari e sono davvero tanti. Sei curioso di sapere? Ricordati che questo mantra non solo ti permetterà di rilassarti se lo applichi bene come ti dico io, ma va a programmare il tuo inconscio. Sì, va a programmare l'inconscio dal punto di vista del rilassamento, va a creare proprio delle neuroassociazioni tra quello che fai e come ti senti. Da quello che fai e in quanto tempo riesci a rilassarti? Una neuroassociazione veramente molto importante. Sei curioso? E allora, forza, vieni con me! Benvenuti in Parli di Coaching, io sono Mauro Pepe e come sai questa è una community di crescita personale di cui anche tu fai parte. E puoi mettere mi piace, condividere, scrivi nei commenti quello che pensi e iscriviti al canale. In questo video parleremo di rilassamento, tecniche di rilassamento e soprattutto rilassamento con questo mantra che va a programmare anche il tuo inconscio. Ma come si fa a rilassarci? Perché tutti parlano di rilassamento, ma molti sono confusi. Il rilassamento avviene solo quando abbassiamo i livelli di attivazione, soprattutto quando il corpo non secerne più cortisolo, adrenalina, ma inizia a secernere gli ormoni che servono per il rilassamento e il recupero psicofisico e il ripristino dell'energia. Benissimo, sono parole fantastiche, ma in pratica come si fa? Aspetta, ma tu lo sai che la maggior parte delle persone pensa di fare alcune azioni rilassanti, invece sono delle vere e proprie illusioni. Ti faccio qualche esempio. Prendere lo smartphone, giocare con un giochino, guardare un video oppure stare su Instagram o su Facebook, molti dicono: ma mi sto prendendo 10 minuti per rilassarmi. Non ti sta rilassando. Lo smartphone è un attivatore. È un attivatore. Non ti rilassa. Guardare la TV, soprattutto con programmi molto eccitanti, molto forti emozionalmente, non rilassa. Praticare sport agonistico non rilassa. No, non rilassa. Fare azioni o fare cose eccitanti non rilassa. Tutte queste cose che ho detto non è che non le devi fare, però devi sapere che l'obiettivo di quelle cose, di quelle azioni, non è il rilassamento, o meglio, non ti rilassano. L'unico modo per rilassarti è rilassarti dal punto di vista fisiologico e dal punto di vista mentale. Dal punto di vista fisiologico significa abbassare alcune attivazioni, abbassare i battiti cardiaci, allungare la respirazione, quindi lunga e profonda, magari stare in un ambiente con una luce soffusa, magari anche con gli occhi chiusi, cioè aiutare il corpo al ripristino energetico.
Rilassarti mentalmente significa svuotare la mente, tipo om, svuotare la mente, evitare i pensieri di soluzioni di problemi vari, focalizzarsi magari su colori rilassanti e abbassare qualsiasi attività mentale. Per rilassarti esistono tante tecniche efficaci, te ne racconto qualcuna. Fare una passeggiata nella natura. Una passeggiata lenta dove ti godi ogni singolo istante. Sei completamente focalizzato sul qui ed ora. Una cosa bellissima, rilassante. Anzi, a un certo punto ti fermi anche, guardi quel ramo, le foglie si muovono perché c'è una leggera brezza. Ui, uccellini che stanno volando via. E ti soffermi sui colori della natura, tutte le sfumature di verde. Cellulare spento, perché ovviamente se ti arriva la notifichina questa magia scompare e ti godi completamente quella passeggiata. Un altro modo per rilassarsi è leggere, ad esempio, un romanzo divertente, leggero, coricato su un divano, senza cellulare acceso, ovviamente cellulare spento. Non un libro tecnico e soprattutto leggi il cartaceo se vuoi rilassarti. Io leggo sia libri cartacei, sia libri sul Kindle, sia libri sullo smartphone, sul tablet. Ok? Quando devi studiare, lo strumento ovviamente ti aiuta, ma nel momento in cui ti vuoi rilassare, romanzo, leggero, cartaceo. La meditazione è uno strumento molto potente di rilassamento e oggi sono stati dimostrati anche molti benefici, scientificamente dimostrati. Le visualizzazioni rilassanti vanno molto bene o tecniche di respirazione. Ma in questo video ti svelo la tecnica del mantra rilassante. Quando la puoi inserire? La puoi inserire all'interno di un esercizio di respirazione, la puoi inserire all'interno di una tua meditazione o anche all'interno di una bella passeggiata nel verde, nella natura. E i benefici sono innanzitutto che ti rilassa tantissimo e va a programmare il tuo inconscio, come dicevo prima, creando delle neuroassociazioni tra alcune azioni e il rilassamento, e soprattutto va a creare, dopo che l'hai fatta varie volte, la convinzione di essere una persona rilassata e soprattutto che si può rilassare facilmente, che rilassarsi è facile e che lo puoi fare velocemente. Il terzo beneficio, se però applichi questa strategia per almeno un mese, è che dopo un mese non avrai più bisogno di 10 minuti per rilassarti, te ne basteranno solo 2. Sarà molto più facile entrare in un livello di rilassamento davvero profondo. Come si fa questa tecnica? È semplice. Innanzitutto hai bisogno di stare in un luogo silenzioso, non luce artificiale, l'ideale sarebbe luce naturale oppure luce soffusa, seduto su una sedia oppure nella posizione della meditazione, se tu hai una posizione per meditare. E inizia a respirare con il diaframma. Se non sai come si fa bene la respirazione diaframmatica, ti metto il video qua sopra dove la spiego. Respiri con il diaframma e respiri in maniera profonda con una respirazione 4-8. 4-8 significa 4 secondi inspiro con il diaframma, 8 secondi butto fuori con gli occhi chiusi e ripeto una parola che però deve andare in risonanza con la mia respirazione. Se utilizzi delle parole speciali, io ti spiegherò quella che utilizzo io, questo effetto è come se si andasse a moltiplicare, crea un effetto risonanza per il rilassamento. La parola che io utilizzo è proprio rilassamento. Quindi come faccio? Inspiro contando fino a 4 e quando butto fuori faccio rilassamento. Inspiro di nuovo contando fino a 4. Rilassamento. E così vado avanti. Non c'è bisogno che lo dici ad alta voce. Io lo dico ad alta voce perché sto realizzando il video. E ti dico, già mentre lo sto facendo ho una neuroassociazione così forte che mi sento molto più rilassato a livello muscolare e l'ho ripetuta solo 2 volte.
Puoi dirla anche solo mentalmente oppure sussurrata pian piano. L'importante è che ogni sillaba finisca con una vocale. Ovviamente, chi conosce bene l'italiano, non è una divisione in sillabe corretta dal punto di vista dell'analisi grammaticale. È vero, ma per il nostro rilassamento è fondamentale che ogni sillaba finisca per una vocale per far uscire bene l'aria. Rilassamento. E poi inizi a respirare. Applicalo 10 minuti al giorno. E io lo sto utilizzando in questo modo qua, lo metto nella mia routine mattutina, perché ovviamente già sai cos'è una routine mattutina, lo sto dicendo sempre, se non lo sai dai metto il video qua sopra, ma non solo, quando capitano delle giornate veramente molto impattanti, molto sfidanti e complicate, ogni tanto mi prendo 5-10 minuti, spengo tutte le luci, metto nella mia posizione rilassante, diciamo la mia posizione della meditazione, faccio questo esercizio. Respirazione diaframmale e mantra rilassamento. È magia, ragazzi, straordinario. Se l'applicherai, me lo scriverai e mi dirai: Mauro, mi sto trovando benissimo. È veramente, veramente fantastica. Non solo abbassa i livelli di stress mentale, ma aiuta il ripristino proprio dell'energia fisica. E soprattutto per persone che, come me, hanno tante attività diverse, saltano da argomenti diversi e spesso magari ho delle giornate dove mi sveglio molto presto la mattina e finisco le coaching anche molto tardi. Questi microcicli di rilassamento mi donano un'energia straordinaria. Applicala, falla tante volte e soprattutto scrivimi nei commenti come ti troverai. Io da parte mia ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!